Ok, siamo qua nella stanza di Simus e il nostro obiettivo adesso è aprire la stanza segreta. E ragazzi, vi dirò, non è facile intuirlo, per una volta intuito, ragazzi, è una cavolata. Intanto, come vedete, ci sono una serie di quadri che possono essere buttati giù. Uno, per esempio, è questo. Traduzione: il tempo ci dirà. E questo è molto utile. Tiriamo giù questo. Dove non c'è niente. E poi c'è questo. Dove non ci sono neanche ricordi, niente spartiti. Perché abbiamo preso tutto. E poi qua c'è il codice segreto. Allora, il tempo ci dirà. Vuol dire che noi sostanzialmente dobbiamo guardare questi orologi fatti molto stranamente. Allora, fatemi allontanare un pochino. Come vedete, un giorno è composto da inspiegabilmente 32 ore. Praticamente un giorno e mezzo nostro, un giorno loro. Ammesso che non hanno la luce del sole, quindi buona. Allora, noi c'è da guardare l'orario. E l'orario recita le 2, le 5, l'una e l'una. Sto qua ci avrà come me nelle fonne che c'ho l'orologio di Roma, di New York, di Parigi, di Mosca, di Pechino. No, magari di quello di Mosca non ci tengo. Però, comunque, 2, 5, 1, 1. Questo è il codice da inserire. 2, 5, 1, 1 e la porta si apre. L'arma anti-Zurk sarebbe molto molto utile. Già tanto se gli altri passati bassi fondi, vedi? Ok, c'è da trovare qualcosa qua dentro.